la BTP, no? Aveva una scopertura per 800 milioni come società? Con chi? Nei confronti con delle chi? Banche, con chi? Lo verifichi dalla centrale rischi. E allora? Posso fare un'altra domanda? Sì, ma dovevo arrivare. Come dovevi arrivare? Lei aveva rapporti con la BTP o no? E allora? Sì, allora? Quindi, aspetti un attimo. Adesso rimette tutto insieme, cosa vuol dire? La faccio una domanda a lei. Mi dice dove vuole arrivare, sì o no? Voglio arrivare a questo. Dica. Lei, in questo momento di crisi, no? In cui, sì. E soprattutto nel momento in cui è venuto fuori, si parla, no, non so se lei ha saputo, dei rapporti dei politici con le banche, no? Lei sta gesticolando. Ora, siccome lei sta gesticolando, lei mi deve fare la domanda diretta, ha capito? Diretta! Non giri intorno con i soldi. I suoi rapporti con, la, con chi? Riccardo Fusi. E che scusi, che cosa c'entra Riccardo con le banche? Come cosa c'entra? Non giri intorno, faccia le domande dirette. Ma lei mi deve fare però la domanda. Ma quale? Lei che fa il PM? No, non lei mi deve mandare. Io le chiedo che cosa? Su delle carte, delle accuse che ci sono, le chiedo a lei la domanda, no? Allora, alle risposte io le do in tribunale, le ho già date, che sono già stato dai magistrati. Punto, a lei uno da dare la sua risposta. Va bene così? Certo che va bene così. Oh, oh, perfetto. Poi, come vede, però. Poi? Posso farle la domanda quindi? Dipende da che cazzo di domanda fa, perché lei non fa le domande, lei fa le affermazioni e non ha il coraggio di andare fino in fondo, perché se lei fa le affermazioni io faccio la pari con lei, ma deve fare le affermazioni, non le domande furbe nascondendosi dietro che è un giornalista. Lei fa un'affermazione furbe. No, lei fa domande furbe. Perché faccio domande furbe? Perché è antipatico e fa domande furbe. Chiaro? Lei può dire che no, fa domande furbe. Perché parte da lontano. E non rompe i coglioni. La domanda di prima, ho appena parlato Monti. Con lui che le fa bene. No, ma un collega, non mi interessa, lo chiedere a lei. Monti apre altri 10. Scusi. Vuoi litigare anche con me? E perché dobbiamo litigare? Lasci perdere. Ma dite perché si è arrabbiato? Ma perché? Vuoi parlare? No, grazie. Io poco fa gliel'ho chiesto e lei mi ha detto no, sì. Grazie. Adesso gli dico no, grazie. Mi si è arrabbiato il discorso delle banche. Ma continua, signorina, ora basta. Ho detto non voglio parlare con te. Oh, vieni via. E che cazzo?